Parla il super testimone. Un uomo avrebbe raccontato alla polizia di avere assistito alla duplice esecuzione avvenuta giovedì scorso in via Fazio Miele a Palermo. I dettagli forniti potrebbero stringere il cerchio attorno ai due coniugi fermati. Crisi nera, cala la scure della Corte dei Conti sulla politica siciliana. Tasso di occupazione più basso d'Europa, benefit ai dirigenti e non ai giovani. Carenze di organico anche nella Procura regionale della Corte. Caccia al candidato. Per le amministrative di Palermo 2017 manca ancora un anno, ma la corsa ai candidati è ampiamente cominciata. Tutti inseguono Orlando, il PD dovrà fare i conti con le sue divisioni interne. Sarà la prima volta del Movimento 5 Stelle. Favorita, seconda fase. Continuano i lavori di riqualificazione del Parco della Favorita a Palermo. Da lunedì fino a venerdì 11 marzo, via Ercole verrà chiusa dalle 9 del mattino sino alle 16. Tutte le auto saranno dunque dirottate su Viale Diana. Giochiamocela. Beppe Iachini suona la carica in vista del match di San Siro contro l'Inter. Il tecnico ascolano recupera Capitan Sorrentino, che difenderà regolarmente i pali della squadra rosanero. Lazzaro resta a casa. Possibile l'inserimento tra i titolari di Cristante. Gentili amici telespettatori, ben ritrovati, l'appuntamento con la nostra informazione lo avete appreso dunque dai nostri titoli. Apriamo con l'omicidio di via Fazio Miele a Palermo consumato giovedì scorso. Si cerca ancora di fare chiarezza. I coniugi Gregoli, finora unici fermati, sono indagati perché un testimone avrebbe visto il loro SUV passare poco prima degli spari. Giorgia Tabita. Si stringe il cerchio attorno ai coniugi Gregoli, accusati dell'omicidio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, avvenuto lo scorso giovedì in via Fazio Miele a Palermo. Si parla di gravi indizi di colpevolezza. Ad incastrare i coniugi potrebbero essere le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti da un super testimone che avrebbe assistito all'agguato. L'uomo, nascostosi nella sua auto dopo aver udito gli spari, avrebbe osservato l'esecuzione dallo specchietto retrovisore. Un'auto parcheggiata, probabilmente un SUV, un uomo che scende dalla macchina e spara. Ad avvalorare quest'ultima tesi, l'analisi completa della scena del delitto e in particolare i fori ritrovati in tutto 20. Sono circa le 10 del mattino quando la Toyota Land Cruiser di Carlo Gregoli e della moglie Adele Velardo viene ripresa dagli occhi elettronici delle telecamere. Nell'inquadratura rientra anche la macchina a bordo della quale viaggiavano Bontà e Vela, che per una frazione di secondo incrocia la Toyota. Poi le due auto scompaiono e dopo circa due minuti i Gregoli tornano indietro in retromarcia e imboccano la strada che porta alla loro abitazione. I due si difendono. Siamo usciti verso le 9, racconta Carlo Gregoli. Giunti a metà della via Valenza, siamo rientrati per via di un malessere di mia moglie. Ma l'anomalia viene riscontrata proprio in questo. Per raggiungere la propria abitazione, infatti, i coniugi, percorrendo la via Fazio Miele, avrebbero dovuto immettersi in una piccola stradina e, invece, hanno tirato dritto per poi fare retromarcia circa due minuti più tardi. Un arco di tempo sufficiente per commettere il delitto. Ma non solo, perché la Velardo rivela anche un particolare riguardo il marito. È in cura da un dottore e assume farmaci antidepressivi dal 2013. Le indagini degli investigatori proseguono per tentare di trovare ulteriori indizi che possano rivelarsi decisivi. Ancora un mistero, il movente che avrebbe portato all'omicidio. Proseguiamo. È tornato a casa per scontare gli ultimi due anni di condanna ai domiciliari. I figli lo hanno accolto con uno striscione con su scritto "Il re è tornato". Il re in questione è Roberto Spampinato, è detenuto dal 2011 per droga. Lo striscione è stato successivamente rimosso sotto ordine del questore Marcello Cardone. Il servizio. Il re è tornato, è la scritta nello striscione che i figli di Roberto Spampinato di 45 anni avevano preparato per il benvenuto a casa del papà. L'uomo sta scontando una pena per droga e il tribunale ha disposto la detenzione domiciliare per gli ultimi due anni di condanna, che terminerà nel 2017. Lo striscione era appeso in via San Damiano per il ritorno a San Cristoforo dopo il carcere, per ribadire: papà, sei il nostro orgoglio. Roberto Spampinato fino al 2011 gravitava negli ambienti riconducibili al clan dei Carateddi, la frangia più sanguinaria e pericolosa dei Cappello Buonaccorsi, che all'epoca faceva riferimento ai capi mafia Sebastiano Lo Giudice e Orazio Privitera. Si occupava di droga, questo è almeno il ruolo accertato, ed era il custode del Corriere di marijuana. Il questore Marcello Cardona ha fatto rimuovere lo striscione perché il messaggio è un'evidente e chiara manifestazione di compiacenza verso la cultura mafiosa e di assoggettamento ambientale. Immediatamente dopo aver rimosso il lenzuolo con la
scritta, la polizia ha redatto un dettagliato rapporto informativo inviato alla procura e al magistrato di sorveglianza. Spampinato è stato arrestato nel settembre 2011. Gli investigatori della mobile avevano scoperto che nella casa di via San Domenico era arrivato un grosso carico di marijuana. Nella casa di San Cristoforo sono arrivati gli agenti che hanno trovato nel cortiletto pertinente all'abitazione due borsoni contenenti 20 kg di droga. Spampinato, oltre a custodire lo stupefacente, è arrivato due giorni prima a Catania, aveva anche pagato il fornitore. Il prezzo era stato fissato in 2000 euro al chilo. Ci fermiamo adesso per qualche secondo. Al nostro rientro però vi daremo tutti i dettagli dell'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti, perché sono stati registrati diversi sperperi da parte della regione siciliana che promettono di far discutere. Restate con noi. Ogni giorno a migliaia di bambini vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico, spesso senza nessuna prescrizione né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra. Se ti sta a cuore la loro salute, il senso della misura non basta. gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Why don't you stop now? Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale. Produttori e registi cinematografici, personaggi del mondo televisivo, radiofonico, sportivo, saranno premiati con il Paladino d'Oro. Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale. Sport Film Festival. Never been so real. Vi aspetto con Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica, ogni giorno alle 7.30 e alle 14.30 su CTS, per parlare di cronaca, politica, economia, fatti del giorno, casi del giorno che tratteremo nel corso di questo appuntamento. 30 minuti per stare insieme, 30 minuti per cercare di saperne un po' di più. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Bentornati in studio. Relazione annuale questa mattina dunque da parte della Corte dei Conti, che ha inaugurato l'anno giudiziario. Drammatica, secondo i giudici, la condizione delle casse siciliane, gravate da fenomeni incresciosi come la corruzione, l'assenteismo, i continui risarcimenti, oltre ai danni d'immagine. Ascoltiamo allora le parole del procuratore regionale Giuseppe Aloisio e della presidente della sezione giurisdizionale Luciana Savagnone. Sentiamo. Si conferma la lotta, l'azione di contrasto alla corruzione. Fenomeni corruttivi sono quelli che sono sempre presenti nella nostra realtà sociale, nella nostra pubblica amministrazione. L'assenteismo, sin dal 2009, prevedono il cosiddetto licenziamento disciplinare. In questo caso devo dire che l'istituto è stato applicato a macchia di leopardo. Si pensi che in Sicilia, nella regione Sicilia, nell'ultimo triennio, sono stati licenziati soltanto per assenteismo 12 dipendenti su circa 20.000. Gli importi sono alti, perché sono 29 milioni di euro di condanne per risarcimento. E c'è di tutto, come sempre ci sono i contributi comunitari mal spesi o intascati. Quest'anno abbiamo tantissimo danno all'immagine, con tutto che la norma ha ristretto i limiti del danno all'immagine, perché soltanto per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, quindi sono pochi i reati, la concussione, la corruzione, eccetera. Non è possibile che per 4 anni un
sottufficiale dei carabinieri possa rubare 614.000 euro di benzina, per esempio. Io capisco il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, io non credo che nessuno si sia accorto che mancava la benzina. Torniamo adesso sulla polemica inerente alla legge sui appalti votata nel 2015 e oggetto negli scorsi giorni di un'indagine per un presunto inquinamento mafioso. Ebbene, il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, che si è detto pronto a bloccarla con un emendamento, ha aperto uno scontro con l'ANCE, l'associazione dei costruttori edili. Sentiamo. Botta e risposta tra il presidente Crocetta e il presidente dell'associazione costruttori siciliani Santo Cutrone. C'è infatti la paura del blocco della legge sugli appalti varata dall'ARS nel 2015. Per il ritrovamento nel computer dell'ex presidente dell'ANCE Pietro Funaro di un file con il nome di 41 deputati da avvicinare alla vigilia del voto di luglio. Ma il presidente Crocetta prende le distanze dalla norma. Sul blocco della legge sugli appalti del luglio 2015 non mi fermo affatto. Le gare in corso non possono essere affidate a una norma sulla quale grava il sospetto di essere gradita a imprenditori vicini a Matteo Messina Denaro. Sulla lotta alla mafia non si fanno sconti a nessuno, dobbiamo bloccare quella legge nella prima seduta utile. Passano un paio d'ore e arriva la replica del presidente dell'ANCE, Santo Cutrone, che prova a fare un po' di chiarezza sul punto. L'articolo 97 del nuovo codice degli appalti approvato riguarda il metodo della determinazione delle offerte troppo basse e riprende il criterio previsto dalla legge regionale del 14 luglio 2015, attualmente in vigore in Sicilia, e che sin dalla sua applicazione ha azzerato l'eccesso di ribassi anomali in tutte le gare celebrate nell'isola da metà luglio 2015 in poi. Affermare dunque che la legge regionale sugli appalti in vigore favorisce la mafia e va per questo abrogata equivarrebbe a sostenere che favorisce la mafia anche il nuovo codice degli appalti voluto dal premier Matteo Renzi e dal presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. Tema come sempre d'attualità non solo per quanto riguarda la Corte dei Conti, anche quello dell'occupazione, soprattutto giovanile, che vede la Sicilia in fondo a tutte le classifiche europee. Ebbene, una nuova misura varata dall'assessorato lavoro prevedrà agevolati finanziamenti da 5.000 a 50.000 euro per i giovani compresi dai 18 ai 29 anni, non iscritti a nessun corso di studi o disoccupati, che potranno così fare impresa. È la nuova manovra legata a Garanzia Giovani. Novità per i giovani che decidono di immettersi nel mondo del lavoro. In particolare, verrà premiata la voglia di fare impresa attraverso dei finanziamenti agevolati da 5.000 a 50.000 euro. Questa la nuova misura varata dall'assessorato al lavoro nell'ambito del piano Garanzia Giovani. Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non iscritti a nessun corso di studi e disoccupati. L'istanza va presentata online collegandosi al sito internet www.invitalia.it. Non saranno richieste garanzie, non sono previsti interessi e il prestito potrà essere restituito in 7 anni. Gli interessati potranno quindi chiedere un finanziamento tramite un'impresa, una cooperativa o uno studio professionale o semplicemente promettere di costituire l'azienda entro 60 giorni dall'eventuale ammissione al beneficio. Per partecipare è obbligatorio seguire un corso di formazione di 80 ore, nel quale gli ente autorizzati dalla regione spiegheranno al giovane tutto l'iter necessario per fare impresa, dalla fase iniziale di apertura alla promozione, passando poi per la gestione. Per partecipare al corso, inoltre, è necessario recarsi in un centro per l'impiego e registrarsi al programma Garanzia Giovani. Successivamente, gli impiegati prenderanno parte alle lezioni del corso per l'autoimpiego previste già per la prossima settimana. Torniamo a parlare di politica. Tanti nomi ma ancora nessuna indicazione precisa. Rischia di tramutarsi in una corsa a ostacoli più che un confronto singolo la campagna elettorale per le amministrative del capoluogo in programma fra un anno. Appunto a un anno dalle urne vi presentiamo tutti i possibili scenari. Guardate. Solo voci accompagnate da numeri poco indicativi, ma che stanno già delineando una possibile mappa di voto per le prossime elezioni amministrative del capoluogo siciliano. Manca ancora un anno scarso, ma a Palermo è già caccia ai candidati per la successione a Lulucorlando. Lo stesso primo cittadino non ha affatto intenzione di mettersi da parte. L'appoggio di Sel e di diversi esponenti scontenti del PD sembra sicuro, ma i potenziali antagonisti sembrano stavolta poter insidiare concretamente alla carica di sindaco.
La divisione interna al PD e gli alleati a corrente alternata dei democratici a destra potrebbero finire per livellare verso il basso ogni prospettiva di voto, eventualità che, al momento, favorirebbe l'unico partito senza coalizioni. Quello del 2017 sarà il primo banco di prova elettorale nel capoluogo per il Movimento 5 Stelle, che un candidato non lo ha ancora espresso, ma che senza dubbio sarà largamente condiviso. Non stanno certo a guardare gli alleati del PD, che, nonostante i mal di pancia delle varie aree, vedono ancora in Francesco Cascio un buon nome da spendere. A destra sarà corso a due o a tre tra Francesco Scoma, Giuseppe Milazzo e Saverio Romano, mentre variabile impazzita dell'equazione potrebbe rivelarsi quel Fabrizio Ferrandelli che, dimessosi dall'Ars, non si riconoscerebbe più nella sinistra democratica e che potrebbe scombinare le carte sul tavolo. Sei mesi dopo l'elezione del nuovo sindaco ci sarà quella del presidente della regione. Molto peserà in questo senso chi, gioco forza, dovrà scegliere su quale pista correre. In attesa del responso delle urne su quella poltrona resta Luca Orlando, il cui ultimatum sembra andato a segno perché dopo quasi 3 anni di stop ripartono i lavori per l'anello ferroviario di Palermo. La commissione urbanistica deciderà tutto lunedì, ma il consiglio comunale è già arrivata alla delibera per circa 62 espropri. L'obiettivo è quello di realizzare una metropolitana che arriverà fino all'aeroporto collegando l'intera città. Proseguono i lavori per l'anello ferroviario a Palermo. Il prossimo step prevede l'abbattimento delle 5 palazzine di Vicolo Bernava, così da permettere a RFI di concludere la galleria sotterranea tra Via Emere e Piazza Lolli. Il progetto inoltre prevede che al posto degli edifici sorga un giardino pubblico. La notizia arriva dopo quasi 3 anni di stop ai lavori. Nel frattempo in Consiglio Comunale è già arrivata la delibera per i circa 62 espropri. La commissione urbanistica deciderà il tutto lunedì. Al momento il cantiere di Vicolo Bernava è bloccato per 56 metri e ne mancano poco meno di 60 per completare lo spazio sotterraneo tra Via Imera e Piazza Lolli. L'obiettivo è quello di realizzare una metropolitana che arriverà fino all'aeroporto collegando tutta la città. Si prospettano quindi numerosi vantaggi per la mobilità cittadina. L'altra faccia della medaglia, però, è che decine di palazzine sono state danneggiate e circa 50 famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, lamentando gravi errori di progettazione, mentre RFI ha parlato di imprevisto geologico. Immediato l'intervento di Ferrovie, che ha chiesto una consulenza al professore del Politecnico di Torino, Giovanni Parla, che ha decretato che non c'è alternativa all'abbattimento delle case per completare i lavori in sicurezza. La questione adesso passa nelle mani del Consiglio Comunale, che avrà 45 giorni di tempo per esprimersi. Se non rispetterà i tempi, la Regione potrà nominare un commissario. Tuttavia, Palazzo delle Aquile sembra volere accelerare i tempi, dal momento che definisce l'anello ferroviario una rivoluzione per il capoluogo siciliano. Capoluogo siciliano che sembra un cantiere aperto in toto, perché continuano anche i lavori per la ristrutturazione, la restaurazione e il rilancio del Parco della Favorita. Da lunedì inizierà la seconda fase di interventi, che si protrarrà fino a venerdì, prevista la chiusura di Viale Ercole dalle 9 alle 16 con conseguenti modifiche anche alla viabilità. Proseguono i lavori per la riqualificazione del Parco della Favorita di Palermo. Da lunedì 7 marzo parte la seconda fase di lavori, che si concluderanno venerdì 11 marzo. Per la seconda tranche è prevista perciò la chiusura del traffico di Viale Ercole dalle 9 alle 16. Tutte le autovetture in direzione Palermo e provenienti da Viale Ercole saranno dirottate su Viale Diana, mentre quelle che dalla città si dirigono a Mondello potranno attraversare Viale del Fante. Agli automobilisti la Polizia Municipale consiglia percorsi alternativi come Viale Regione Siciliana, Viale dell'Olimpo, Via Lanza di Scalea, Pallavicino e Addaura. Le pattuglie della Polizia Municipale garantiranno il presidio negli snodi principali per gestire il traffico e dare indicazioni agli automobilisti durante gli orari di chiusura. I lavori sono iniziati l'1 marzo e subito il traffico in zona è andato in tilt. I cittadini non avevano avuto il tempo di informarsi bene. Infatti l'ordinanza di chiusura al traffico veicolare per il primo step di lavori di manutenzione del Parco della Favorita era stata emessa solo il giorno prima. Risultato: il traffico nella zona del parco è impazzito. 4 pattuglie di vigili urbani sono state impiegate per dirigere il traffico, ma soprattutto gli agenti della Polizia Municipale hanno consigliato percorsi alternativi ai cittadini ancora ignari dei lavori in corso. Il giorno successivo già il traffico all'interno del Parco della Favorita a Palermo si è regolarizzato, anche grazie alla decisione del sindaco Luca Orlando di posticipare l'inizio dei lavori alle 9 per ridurre gli ingorghi. Ancora una brevissima pausa, poi lo sport, restate con noi.
gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Ben ritrovati amici stellari, vi aspetto tutti i giorni su questa emittente con l'oroscopo, segno per segno, non mancate. Oggi vi presentiamo qualcosa di veramente interessante. Vemacar, da più di 20 anni leader nel settore della vacanza itinerante, vi attende nella sua esposizione di via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Vemacar, vendita, officina, ricambi e store. Vemacar, comunicare per emozionare. Vemacar, per viaggiare verso i tuoi sogni. Vemacar, l'isola che c'è. Crediamo che il divertimento sia appena iniziato. Vemacar, perché il camper sia sempre un piacere. Vieni a trovarci in via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Al centro batterie e marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie e marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie e marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, incontrada Timpanella. Ed eccoci in studio, passiamo allo sport, il calcio. In casa rosanero è vigilia di campionato, ma la notizia del giorno è senza dubbio l'interessamento da parte dell'ex stella del baseball Mike Piazza all'acquisizione della società di Viale del Fante. Maurizio Zamperini ancora non si è espresso, ha incontrato nei giorni scorsi Giotta Copina, presidente del Venezia, amico di Mike Piazza. Piazza, grande tifoso rosanero, si è detto interessato ad acquistare la società, ma intanto si pensa ovviamente alla gara contro l'Inter. E allora Beppe Iachini, sono alla carica in conferenza stampa, dice giochiamocela contro i nerazzurri a Milano. Intanto sempre Iachini è pronto a un paio di cambi in formazione, potrebbe tornare Stefano Sorrentino. Tutto questo e molto di più nel prepartita curato da RetePalermo.it. Amici di RetePalermo.it, ben ritrovati con il nostro prepartita dedicato a Inter Palermo, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Momento apparentemente opposto per le due squadre, con i nerazzurri Roberto Mancini reduci dalla beffa patita nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, e che devono fare i conti con qualche acciacco anche per aver disputato i tempi supplementari. Il Palermo invece ha ottenuto contro il Bologna un punto che dà morale e si prepara a una serie di partite delicate che culminerà nel doppio scontro esterno contro Empoli e Chievo Verona. Passiamo alle formazioni, con la novità in casa Palermo del capitano Stefano Sorrentino, che con tutta probabilità tornerà a difendere i pali rosanero dal primo minuto. Confermata la difesa 3 con Vitiello, Gonzales e Andelkovic, ballottaggio invece per il ruolo di interno di centrocampo a sinistra, con Cristante favorito sul duo Iaiolo-Ciocev. C'è Enzo Maresca, così come Oscar Iliemark insieme agli esterni Morganella e Pezzella. In attacco spazio a Vasquez e Gilardino, quest'ultimo a segno 8 volte in carriera all'Inter, l'ultima nella gara di andata del Renzo Barbera. L'Inter di Roberto Mancini potrebbe cambiare più di qualcosa rispetto alla semifinale di Coppa Italia, partendo dalla porta dove ritornerà Handanovic e dallo schieramento che vedrà nuovamente titolare Mauro Icardi. Sacrificato un generoso Eder, uscito per un problema fisico durante i supplementari e non al meglio per la gara contro il Palermo.
Arbitrerà il posticipo della 28esima giornata di campionato il signor Carmine Russo di Nola, alla sua 13esima presenza stagionale in Serie A, due i precedenti con il Palermo già in questa stagione, entrambi in trasferta ed entrambi con una sconfitta, a Milano contro il Milan e all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta dell'ex rosanero Edi Reia. Siamo giunti al termine del nostro prepartita, che tornerà la prossima settimana in occasione di un altro posticipo, questa volta a Renzo Barbera tra Palermo e Napoli. Non mi resta che salutarvi e ricordare che per tutto lo sport a Palermo basta visitare www.retepalermo.it oppure i nostri canali social Facebook e Twitter. Alla prossima! E vi salutiamo anche noi, è tutto per questa edizione, adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Antonio Sanò, direttore e fondatore dell'ilmeteo.it, augura a voi tutti una buona domenica. Previsioni quindi per il 6 marzo 2016. Tempo instabile su gran parte della penisola a causa del sistema perturbato Davide, con nuove possibilità di piogge al centro-nord ma anche al sud. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord inizialmente il tempo migliora con più sole, nel pomeriggio nuove piogge al nord-est ma alternate comunque a schiarite. Piogge più diffuse invece sul Friuli, Venezia, Giulia. Al centro sarà instabile su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e anche sulla Sardegna, con precipitazioni sparse talvolta alternate a schiarite, più soleggiato invece altrove. Spostiamoci al sud, piogge dapprima in Campania, poi in Puglia, qui saranno anche forti e con temporali sul Salento, qualche pioggia anche in Calabria, specie settentrionale. I venti saranno di libeccio su tutti i mari e generalmente moderati, neve sparsa sulle Alpi orientali sopra i 400-500 metri. Temperature previste. Minime che non subiscono grosse variazioni, con valori compresi tra meno 4 e 12 gradi. Durante il giorno prevediamo 6-11 gradi al nord, 9-13 gradi al centro e fino a 16-18 gradi al sud. Carissimi, il meteo.it vi augura di trascorrere una buona domenica. Arrivederci!